Allora, viene richiesta la motivazione tecnica e giuridica sul perché la Regione Toscana ha individuato nell'intero territorio regionale l'ambito ottimale su cui strutturare il servizio, nonostante raccomandazioni, peraltro successive, da parte dell'Agenzia Nazionale competente. Allora, come sappiamo, l'ATO regionale per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale è stato definito con legge regionale 65 del 2010. Come gli stessi consiglieri interroganti indicano, il processo di riforma innescato con la richiamata legge ha richiesto una complessa azione da parte della Regione, azione volta a realizzare tra l'altro una profonda revisione e razionalizzazione della rete, garantendo al contempo la piena salvaguardia per gli addetti e gli investimenti realizzati con risorse pubbliche. La gara è solo lo strumento con cui si attua la parte finale del processo di riforma, con appunto la realizzazione del progetto di rete, passaggio da realizzarsi nei primi 2 anni di concessione, dai servizi attuali pari a circa 110 milioni di chilometri ad una rete razionalizzata strutturale di circa 98,5 milioni di chilometri bus per anno, integrata da servizi svolti con modalità alternative e costi ridotti per circa 9 milioni di chilometri bus per anno, per il quale la Regione ricerca un gestore che abbia la capacità di governare tutti gli aspetti della necessaria riorganizzazione produttiva. È proprio in virtù di questo progetto che caratterizza specificatamente la gara della Regione Toscana, della sua complessità in nessun caso riconducibile al semplice appalto di servizio, che la stessa autorità garante per il mercato e la concorrenza ha definitivamente superato le perplessità inizialmente avanzate, ritenendo ammissibile l'otto unico regionale e respingendo ogni ulteriore richiesta di intervento da parte di uno dei concorrenti. In altri termini, è proprio AGCM che certifica il carattere speciale di questa gara come strumento della riforma e della riconversione di rete e produttiva del comparto TPL voluta dalla Regione. La Regione Toscana ha pienamente perseguito la separazione più netta fra compiti di regolazione e affidamento dei servizi e quelli di gestione. Non una sola azione o una sola partecipazione regionale è rinvenibile nelle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico su gomma, ferro o mare. Non rientra nei compiti e nelle competenze regionali esercitare poteri di verifica su società di cui non ha il controllo. In quanto agli attuali affidamenti di servizio su gomma, questi derivano da procedure di gara che garantiscono l'interesse pubblico e che hanno fissato tanto il prezzo quanto la quantità e la qualità dei servizi da realizzare. Il corrispettivo erogato, in ogni caso, non dipende dalle scelte industriali delle aziende di cui, casomai, devono preoccuparsi i proprietari e non le stazioni appaltanti. Infine, i motivi di esclusione delle procedure di gara sono previsti dalla legge. Sono stati puntigliosamente ripresi negli atti di gara e saranno applicati con la massima attenzione. La funzionalità dei sistemi tecnologici utilizzati nella gestione TPL è la seguente. Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dei veicoli in linea, la VM, una funzionalità completa per l'area fiorentina e quella senese e livornese, le tratte urbane, in fase di completamento per i servizi extraurbani di Siena, quelli urbani ed extraurbani di Arezzo, Grosseto, Piombino ed extraurbani di Livorno, mentre per il gruppo guidato dalla provincia di Pisa, quindi Lucca, Massa, Carrara, Pistoia, Prato ed Empoli, il progetto è realizzato per la centrale di controllo e le altre funzionalità sono in corso di completamento. Per la bigliettazione elettronica sono attive le realtà urbane di Firenze, Livorno, Siena ed Arezzo, mentre sono in fase di completamento gli altri progetti finanziati dalla Regione, vale a dire Prato, Pistoia, Pisa e l'ex urbano di Livorno. Nella gara per il lotto unico regionale è previsto il completamento funzionale e l'estensione all'intero territorio regionale delle tecnologie citate. Come indicato al primo punto, la gara di affidamento del servizio TPL nel lotto unico regionale è strutturata in modo da garantire gli attuali addetti, rispettando in tal modo anche il dettato del DPCM dell'11 marzo 2013, che prevede le modalità con cui raggiungere i livelli ottimali di addetti in rapporto ai servizi sviluppati.
anche al fine di assicurarsi il mantenimento delle risorse del Fondo Nazionale Unico del Trasporto. La Commissione europea, Mobilità e Trasporti, con nota, ho finito, del 25 giugno 2012, è intervenuta proprio in relazione alla gara di cui trattasi, specificando che la Regione Toscana non poteva imporre una forma giuridica specifica all'aggiudicatario della gara. A seguito di tale parere, la Regione Toscana è intervenuta modificando la legge regionale, la 42, che riportava la previsione relativa alla costituzione di una società unica. Resta fermo che la gara è strutturata per richiedere l'unitarietà della gestione del servizio sia nei confronti della stazione appaltante che dell'utenza. Lo strumento della gara, quando si realizza una concreta competizione, come nel caso in questione, sono state presentate due offerte, garantisce l'affidamento alle condizioni economicamente più vantaggiose. Grazie Assessore, capisco la complessità delle risposte, mi scuso ma ci siamo dati un tempo come Ufficio di Presidenza. Chi interviene delle interroganti? Il consigliere Bianchi, ha facoltà di parlare. Grazie Vicepresidente. Allora, noi non siamo assolutamente soddisfatti di questa risposta perché tutto rimane molto vago e in questi 5 anni è successo di tutto e di più. Io ho l'immagine di un'arena dove vengono infilati leoni davanti a dei gladiatori senza armi. Ogni anno se ne mette due in più di leoni, si guarda chi continua a resistere e a campare fino ad arrivare a questa gara. Molto vago sull'AVM, non si capisce quando entrerà in funzione, eppure sono stati erogati più di 11 milioni di euro in questi progetti. Ci chiediamo dove troviamo i soldi nel bilancio per poter far fronte agli esuberi che ci saranno. Ci chiediamo i contratti che sono stati sfalciati del contratto integrativo, dove verranno presi questi soldi che sono a carico degli enti pubblici. Ci chiediamo perché invece lei sostiene che in ambito europeo invece noi abbiamo, è stata approvata questa cosa, invece noi abbiamo che l'autorità garante ha fatto in più occasioni delle segnalazioni, ma soprattutto anche legate alla difesa delle economie di scala, quando sappiamo bene che in ambiti così ampi le economie di scala non funzionano. Ci chiediamo anche, ecco, i conflitti di interessi che ci sono. Va bene che uno può essere in 3.000 consigli di amministrazione, ma qui ci sono delle palesi e documentate irregolarità. Cioè, e qui non abbiamo risposta. Qui si lascia questi leoni, ne aggiungiamo altri due e vediamo quando finiranno sti gladiatori. Mi sembra che è un po' questo l'andazzo che vediamo. E non si capisce appunto, ecco, la porzione dirigenziale. Avremo un CDA unico oppure ne avremo 14 gestiti da un CDA unico? E quanto costerà questa gestione? Cioè, rimaniamo sempre con una mancanza di risposta in tal senso, perché abbiamo ascoltato i sindacati, molti cittadini, molte persone che lavorano nell'ambito, anche alcune all'interno di alcune società di Mobit, e rileviamo da tutte le parti veramente una catastrofe che si sta instaurando anno dopo anno. Risaremo sempre sul fronte, staremo attenti a quello che sta accadendo e probabilmente ritorneremo a chiedere conto di quello che sta accadendo. Grazie, Assessore.